Bentornati sul canale del Nabo, bentornati a Ghostbusters, The Video Game. Stiamo per salire su Act 1 per andare a affrontare la nostra prima missione e wow, se non sarà fantastica già questa. Vamos. Dove andiamo, Ray? Al Sedgwick Hotel. È lì che quell'aborto di tubero andrà. Giusto. Dove si è manifestato la prima volta? Beh, lì il buffet è ottimo. È proprio ottimo. Non appena Winston torna dal teatro, digli che lo aspettiamo per cena al nostro tavolo al Sedgwick. Ehi tu, tocca a te, bello. Stanotte ti addestrerai sul campo. Cerca di non distruggere tutta quanta Manhattan. A quello pensiamo noi. Quel disgustoso bioccolo verde sta di nuovo facendo a pezzi il dodicesimo piano. Esigo un rimborso immediato. Signore, se legge le clausole sulla nostra fattura... Fatture. Giusto, fatture. Vedrà che la garanzia sulle reinfestazioni è scaduta un po' di tempo fa. Doveva accettare l'estensione dell'assistenza. Rilevo degli interessanti picchi di energia psicocinetica. Pare che i fenomeni non siano limitati al dodicesimo piano. Vorrei esplorare meglio l'edificio. Bene, scopri tutto il possibile. Quel mostriciattolo verde non ci darà troppi problemi. Segui Peter e Ray. Ok, Peter, Ray, andiamo. Oh, salve signorina. È al sicuro adesso. Sono arrivati gli acchiappafantasmi. Smamma, buffone. Non pensarci neanche. Quell'approccio non funziona quasi mai con me. Più tardi ti spiego perché. Peter Venkman sarà sempre Peter Venkman. Ok, Yasuo, tieniti pronto. Dottor Stantz, se ne occupa lei. È un onore, dottor Venkman. Nel nuovo contratto con la città ci siamo impegnati a spegnere gli zaini nelle aree affollate. E in quelle ristrette. Riduce i rischi per la città e soddisfa l'ordine restrittivo richiesto dalla cameriera. Che razza di mondo! Spari un flusso di particelle a elevata carica a qualcuno e quello ti fa causa. È lui! Fantastico! Ci beccheremo un'altra denuncia. Andiamo, Ray. Sono io che mi ritrovo la faccia tutta inzaccherata ogni volta che il nostro piccolo amico verde scappa. Non mi conosce neanche e già mi odia. Occhio! Contatto! Là, e là! Buoni, 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 buoni. Non ho intenzione di morire contro delle cassapunk. Ok, tocca a noi. Prima lo stanchiamo e poi lo catturiamo. A questo serve il raggio protonico. Sì, Ray, lo avevo capito. Avanti, andiamo. Peter! No, questo film l'ho già visto, so come va a finire. Ma voi due divertitevi, eh? Io sorveglierò gli ascensori e scorterò le signore fino alle loro stanze. Sì, ok. E questo segnale sembra proprio la sfuggente entità alla quale stai dando la caccia. Il misuratore lampeggia ed emette un ronzio quando rileva un segnale. L'ectovisore è collegato al rilevatore di energia. Potrai vedere fenomeni altrimenti invisibili quando ne rilevi una traccia. Tracce di fantasmi, aloni di oggetti e altri eventi simili. Quando la barra centrale è al massimo stai andando nella direzione giusta. Quando è a zero sei su una pista morta. Allinea l'obiettivo col cerchio piccolo per una migliore scansione. Ok, ora ci sei. Fai una scansione. Ben fatto! Visualizza l'ecto guida. Allora, secrezione soprannaturale di prima classe, ambiente ambientale inerte. L'ectoplasma è una sostanza densa e viscida che si forma quando i fantasmi interagiscono con il mondo fisico. In genere ha una consistenza viscosa simile a quella del muco. Ok.
Il rosso indica che c'è un fantasma nascosto, il verde un'anomalia paranormale nell'area, il blu un campione attivo. Quindi il rosso. Da questa parte. È possibile oltretutto scansionare i fantasmi per rilevare le loro debolezze, è una cosa che cercheremo di fare anche perché ci darà un sacco di crediti per sbloccare le tecnologie più avanzate. Pochino. Dove sei? Dove sei? Vieni da babbo? Vieni dal tuo paparino? Fuoco! Vaso. Attenzione. Fare una buona scansione è come prendere una buona istantanea. Se ti imbatti in un'entità... Attenzione. Eccolo qua. Allora... Oh, ce l'ha fatto per potenziare qui... No, per comprare potenziamenti, stai buono. Allora... Possiamo già prendere potenziamenti, abbiamo 1700 crediti, focalizzatore del flusso esplosivo, cos'è che fa questo? Riduce la dispersione del flusso, riduce il contraccolpo, migliore scansione, sì direi che possiamo prendere questa per il momento. A parte questo abbiamo scannerizzato Slimer, vapore a piena errance di quinta classe, fantasma da intrappolare, attacco da lancio e da carica, il punto debole è il flusso protonico. Chiamato a volte faccia di cipolla o semplicemente il fantasma verde cattivo, questa creatura fu battezzata Slimer da Ray con il preciso intenso intento di infastidire Peter, che a tutt'oggi nutre una profonda diffidenza nei suoi confronti. Nome a parte, questo fantasma iterativo, non terminale, è la personificazione della gola ed è attratto da tutto ciò che è commestibile, sebbene questo vapore a erranza di quinta classe non sia particolarmente malevolo, conviene evitarlo quando è alla ricerca di uno spuntino. Avvicinarlo con la massima cautela quando è affamato. Cioè, praticamente sempre. E qui abbiamo anche la possibilità di trovare il nostro primo relitto, che poi comparirà nel nostro ufficio, e che... Questi sono i collezionabili del gioco, ci daranno quasi sempre un bel po' di crediti. Quindi, ma non so se li troveremo tutti, ma passato da qui di sicuro. Molti sicuramente sì. Un campione attivo è qualcosa da raccogliere. Vassoio self-service del De Gustav, circa 1893, raffinato set in argento, parte di un lotto acquistato dal famoso albergo austriaco Hotel De Gustav dopo il misterioso incendio che lo rase al suolo. Questo è l'unico pezzo del lotto che abbia l'abitudine di apparire nelle stanze del Sedgwick senza che nessuno l'abbia richiesto o portato. Gli ospiti terrorizzati si domandano spesso se lasciare una mancia o meno per questo servizio. Ok. Ok. C'è un bonus per ogni cosa sottoposta a scansione e raccolta. Poi lo affidiamo al reparto ricerca e sviluppo. Con i fondi extra facciamo esperimenti per nuovi equipaggiamenti e tecnologie offensive, che potrai indossare personalmente sulla tua schiena e testarle. Ricorda che puoi rivedere quando vuoi tecniche, tutorial ed equipaggiamenti nella guida pratica della chiappa fantasmi, accedendovi dal misuratore di energia. Ray, non mi sento bene! Rispondi, Peter. Stai bene? Ti ha appena detto di no. Oh oh, uomo a terra. Abbiamo un uomo a terra. Via, via, via. Correre. Oh, muoviti. Vediamo di accelerare un po', Scatta, cadetto. Certo che quando si scatta è abbastanza difficile fare le curve. Salva Peter. Dov'è? Eccolo qua. Ho coperto di melma. Di nuovo. Vieni qui e dagli una mano, ok? Questo lo dovremmo fare un sacco di volte durante i combattimenti. Quel calzone mutante mi ha preso alle spalle! Mi ha rovinato un'altra volta! Quando uno di noi viene ferito, gli altri vanno a dargli una mano. Il nostro è un lavoro di squadra. Ah no, amico mio. Quello era prima che mi inzaccherasse. Adesso la parola d'ordine è vendetta. Dovete venire immediatamente. Il nostro esperimento scientifico residente sta distruggendo la lobby, e non è solo. Altri fantasmi? Ma avevamo disinfestato questo hotel 5 anni fa. Ogni giorno muore qualcuno. Chiama l'ascensore, ragazzo. Chiamiamo l'ascensore. Qualsiasi cosa per te, Ray. Ok, Slimer, ti sei già divertito. L'ascensore è up limits. Egon, rispondi. Potremmo essere bloccati in ascensore. Ci serve aiuto? Bloccati, eh? Beh, vediamo. Se
Siamo bloccati, siamo bloccati, siamo bloccati. Ehi, ragazzi, che ne dite? Siamo ufficialmente bloccati? Per alzata di mano. Sta arrivando. Prendilo, Ray! Serve aiuto. Mi deludi sempre, Ray, lo sai? E va, andiamo con il nostro primo combattimento serio. Ma innanzitutto cerchiamo di fare così. Allora, Ecto guida, vediamo un po' che cos'è. Fantasma del fattorino d'albergo, spettro animatore di terza classe. Mischia e a distanza, punti deboli, flusso protonico, ok. Tutti i grandi alberghi hanno i loro oscuri segreti, ma l'elegante hotel Sedgwick li batte tutti. Fin dall'inaugurazione nel 1897 il Sedgwick è sempre stato permeato da un'atmosfera di mistero. Un numero spropositato di ospiti e membri del personale è morto prematuramente in seguito a strani incidenti o gesti criminosi. Quasi tutti sono rimasti qui, trattenuti da una forza inesorabile che li intrappola nei numerosi corridoi, suite, sale da ballo e locali di servizio all'hotel. I dipendenti spettrali si prendono cura dell'hotel e non apprezzano fastidi se non quelli che essi stessi creano. Ok, catturiamoli. Qui si comincerà già a vedere che i combattenti non sono proprio la cosa più facile del mondo, eccoli. E siamo già a terra per la prima volta. Fantastico. Dove sei? Vieni fuori, fattorino di merda. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Si muovono troppo i fantasmi in questo gioco, sul serio. Tu sei preso, tu sei preso. Forza, nella trappola, vai nella tua bella trappola. Forza, ok. E uno. Dov'è? Ecco, eccoti qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. L'onda d'urto di energia psicocinetica convulsiva ha scatenato il caos. Guarda com'è ridotta la lobby. Possiamo chiamare Winston e dirgli che la sua serata libera è finita? Slimer. E là. Tu sei un altro fa... Siete ancora dai fattorini, ragazzi? Dove siete, eh? Voglio assicurarmi che siano altri fattorini. E siamo a terra, ok. Sì, sì, che sono fattorini, ok. Diamoci sotto. Si sono separati. Seguimi, Ray. Gli altri stanno tornando al piano di sopra. Beckman, voi due tirate in trappola Slimer il più in fretta possibile. A giudicare da questi picchi non sarà un semplice intervento di disinfestazione. Qui ci sta un collezionabile. Dove stai? Eccolo lì. Campanello dell'evocatore di origine ignota fu visto all'hotel Desjardins. Prinatiera. Appena prima della sua scomparsa dell'hotel, non del campanello, ok? Come abbia fatto questo manufatto con poteri paranormali a finire l'hotel Sedgwick è oggetto di speculazioni, ma non si può sottovalutare l'impatto che ha avuto sul servizio. Ok, l'importante è che ci dà crediti per acquistare nuove tecnologie. Peter, dove sei? Eccoti qua. Prima però... Quello è prosciutto al forno e quella è costata di manzo? Sì, mangia pure. Io intanto faccio un rapido giro per vedere se ci stanno qualche altri collezionabili che potremmo cercare. Ma sembrerebbe proprio di no per il momento. A meno che non siano qui dentro, ma ne dubito perché ci siamo passati poco fa. Quindi ok, torniamo da Peter.
Lì, la sala da ballo Alhambra si sarà affiondato sul buffet. Assolutamente no, no, non potete entrare. Tra mezz'ora inizierà il ricevimento dei Rodriguez. Scommetto che il cibo è ottimo. E avete già fatto abbastanza. Sono sicuro che quella... cosa... se ne andrà. Sono disposto a rischiare. Non potete entrare lì dentro. Non aggiunga altro, ce ne andiamo. Pausa caffè, ragazzi. I nostri servizi non sono più richiesti. L'Alhambra è off limits, a quanto pare. Col cavolo. Nessuno può inzaccherare Peter Venkman due volte e farla franca. Sta attento, Peter. Ricordati l'incidente a Ellis Island. Ce l'hai il grembiule? Prenderemo una scorciatoia attraverso la cucina. L'Alhambra dovrebbe essere proprio qui. C'è nessuno? Chef! Qualcosa mi dice che succederanno casini. Ma io già questo lo so. Qualcosa dovrebbe dire a voi che succederanno casini. Ah, devo andare avanti io. Grazie, Peter. Sei veramente un grande eroe. A terra, gente. Grazie. Tanto siete molto più bellini mentre state sul pavimento invece che non toccate la melma, fluttuando in aria. Ed estremamente pericolosa. Dovrei essermi abituato a certe cose. Per chi non avesse visto i film, se volete capire qualcosa di più sulla melma, guardare Ghostbusters film numero 2. Niente panico, molte cucine hanno fiamme pilota ad accensione automatica. Fantasma, dove tu sei, fantasma? Dove essere tu? Eccoti qua. Cosa? Dove? Quando? Perché? Ti ho beccato. Ti ho beccato. Dove stai? Tu, Pappi Sargassi, animatore e ranza di terza classe. Mischia di stanza carica, fusto protonico, ok? Discendente di un'orgogliosa stirpe di marinai e pescatori, Pappi Sargassi tentò di sottrarsi al triste destino che perseguitava la sua famiglia, la morte prematura in mare, optando per una carriera sulla terraferma. Nel 1950 aprì un ristorante, Sargassis, e tentò di voltare definitivamente le spalle al mare. Anni dopo, superata la paura dell'acqua, scoprì il lobby della pesca, ma la maledizione e un'incredibile sfortuna ebbero la meglio. Pappi Sargassi morì soffocato da un bastoncino di pesce mentre veniva inghiottito da un grande squalo bianco. State prendendo per il culo. E là. Ok, c'è qualcos'altro. Penso che io possa scannerizzare. Eccoli qua, pesce volante morto, sciamante residente di prima classe. Sciame, suicida, flusso protonico. No, questo secondo me come punto debole dovrebbe avere un'arma che prenderà un più avanti. Comunque, questi spiriti minori sono asserviti alla volontà di un'entità superiore che sono indotti a proteggere, possedendo e controllando gli scarti del mercato del pesce. Come altri sciamanti di prima classe, i pesci volanti morti sono rapidi nei movimenti, ma sono deboli creature e una volta disgregati svaniscono rapidamente nelle profondità del mondo dei fantasmi, che tradotto significa non c'è bisogno di metterli nella trappola, vengono distrutti automaticamente con il raggio protonico. Cosa mi dice che il direttore dell'hotel non sarà particolarmente felice? E per questo rimango solo scatolette. Per intrappolarlo devi afferrarlo e per afferrarlo devi usare l'altra funzione del cannello a neutroni, il flusso di cattura. Il flusso di cattura. Andiamo. Aspetta, da questa parte ci sarà qualcosa. Credo. Altrimenti non staremmo andando nella direzione opposta, ci deve essere un collezionabile, per forza. Eccolo qua. Ecco, miniatura dell'omino dei marshmallow. Dopo l'incidente di Vigo,
Ghostbusters, film numero 1. Nel 1989 a New York esplose una vera e propria mania per gli acchiappafantasmi. I venditori di souvenir riversarono sul mercato tonnellate di capi d'abbigliamento e gadget contraffatti. Si stima che quell'anno le vendite della miniatura dell'omino de marshmallow superassero in un rapporto di 2 a 1 quelle della classica Statua della Libertà. Inclusa la versione a molla lanciata nello stesso periodo, la moda passò quasi con la stessa rapidità con la quale era apparsa. Le vendite del merchandising degli acchiappafantasmi diminuirono qualcosa. Boh, non lo so. Perché quelle ultime frasi non si leggono? Allora, da che parte devo andare di qua? Pare che quel tizio avesse menzionato il ricevimento dei Rodriguez. Qualcosa mi dice che i Rodriguez non lo potranno fare il loro ricevimento. Vai che mangiasse un po' di insalata. Io ti copro le spalle. Vieni qua, slimerino. Vieni qua, slimerino, quanto sei carino. Su, 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 su. Dove sei? Vedete qualche tavolo che vibra? Perché non lo vedo? Di solito si infila... Eccolo qua. Ecco qua, visto. Di solito entra nei tavoli che cominciano a vibrare. Stavolta non sono riuscito a trovarlo. Non mi smerdare. Vieni qua, vieni qua. Ok, ci siamo. Quando si sarà indebolito, potrai tracciare il suo pulmone. La trappola è pronta, ci sei quasi. Ora portacelo dentro. Sì, perfetto, hai visto? Wow, così impara quello schifoso sacco di melma a infognare Peter Venkman. E anche te, certo. Dai, non è andato proprio tutto in malora. Sono un po' stropicciate, ma a parte quello, è tutto pronto per la festa dei Rodriguez. La sala, l'Ambra, il bar, cosa avete fatto? Gli invitati dei Rodriguez saranno qui tra un quarto d'ora. E quale sarebbe il tuo problema? Grazie a me e alla nuova recluta che mi è stata assegnata, i festeggiamenti potranno svolgersi in un ambiente libero dai fantasmi. Quindi, ma si figuri. Eh? E ai Rodriguez, tanti auguri dagli acchiappafantasmi. Dai, dai, non ti preoccupare, c'è qualche striscia di bruciato sui muri, qualche tavolo un po' fuori posto, ma... È terribile! È tutto ok, su, tranquillo. Gentili a farvi vivi, avete preso l'aborto di tubero? Ray, dobbiamo fare una bella chiacchierata col civello, o quando crescerà avremo dei seri problemi di disciplina. Oh, attento, la tua iniziazione è finita. Vediamoci una mano, abbiamo un paio di spiriti possibili. Ok, 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 ok. Tutto quello che vuoi, Ray, qualsiasi cosa per te, vediamo di catturare qualche fattorino. Che si muove decisamente troppo. Qualcosa dice che questo hotel sarà da ristrutturare quando avremo finito. Intanto stiamocene un attimo qui nell'angoletto, perché gradirei
non morire. Ok, posto. Tu. Cazzo. L'avete preso, ragazzi? L'avete preso? Dimmi, ditemi che l'avete preso. Bravi, ragazzi. Ok, nostro. Dove sta l'altro? Vieni qui, guarda che bella trappola. Visto? Non è stato poi così difficile, no? Chi pagherà per tutto questo? Ma vai, come nuovo! Signore, il sindaco è stato eletto grazie alla sua posizione pro acchiappa fantasmi. Le spese per le disinfestazioni sono a carico dell'amministrazione comunale. Meno fantasmi a New York, più turisti a New York. No, per i danni. Il sindaco e l'amministrazione cittadina hanno stipulato una polizza che copre tutti i danni. Mi sembra di sentire ostilità nell'aria. Forse possiamo semplicemente lasciarle qui i fantasmi e andarcene, signore. No, no, ma vi prego, discrezione. Discrezione è la nostra parola d'ordine. Occhio. Dove? Dove? Wow, e questo da dove è sbucato? Dovremmo andare a cercarlo. A meno che non vogliate discuterne. Ma col dottor Spengler, cadetto, dà un'occhiata al pescatore inviperito. Sì, siamo insieme a Egon. Ah. Il mitico Harold Ramis, che se ben ricordo dovrebbe essere deceduto oramai. Di qua, va verso il piano di sopra. Avanti tu, tieni la trappola. E quindi sì, ecco che da... Yeah, siamo con Egon. Siamo arrivati a... siamo da soli. Qui da... Eccolo qua. Il ritratto di G. Sedgwick. Quando Godfrey McAllister Sedgwick inaugurò il suo grande hotel, a molti sembrò strano che un misantropo come lui avesse deciso di gestire un'attività aperta al pubblico. Sì, in effetti è un quadro un po' inquietante. Comunque direi che questo è il punto perfetto per lasciarci. Quindi se la puntata vi è piaciuta, mi raccomando, lasciate un like, commentate, condividete. E se non siete iscritti al canale, considerate la possibilità di iscrivervi, altrimenti romperò tutti i vasi come sto per fare con questo. In preda all'ira. Sono pericoloso. Nel frattempo vi auguro a tutti quanti voi uno splendido proseguimento di giornata.